Oggi è il 24 luglio 2011. Nello stesso giorno, ma nell'anno 1783, nasceva a Caracas Simón José Antonio della Santísima Trinidad Bolivar y Palacios de Aguirre, Ponte Andrade y Blanco, meglio noto come Simón Bolívar. Approfitto dell'occasione per condividere con voi un libro. Ecco, il libro è questo, scritto da Gabriel García Márquez, Il generale nel suo labirinto. È un libro in cui vengono raccontate in modo romanzato, ma neppure troppo, le ultime giornate, l'ultimo periodo di vita, appunto, del generale Simón Bolívar. Approfitto e vi leggo alcune pagine, non neanche alcune pagine, proprio l'inizio del libro. José Palacios, il suo domestico più antico, lo trovò che galleggiava sulle acque depurative della vasca da bagno, nudo e con gli occhi semiaperti. E credette che fosse annegato. Sapeva che era uno dei suoi metodi per meditare. Ma lo stato di estasi in cui giaceva alla deriva sembrava quello di chi non appartiene più a questo mondo. Non si azzardò ad avvicinarsi, ma lo chiamò con voce sorda secondo l'ordine di svegliarlo, quando non fossero ancora le 5 per mettersi in marcia alle prime luci. Il generale emerse dalla malìa e vide nella penombra gli occhi azzurri e diafani. I capelli crespi color scoiattolo, la maestà impavida del suo maggiordomo di tutti i giorni che reggeva in mano la ciotola dell'infuso di papavero con gomma arabica. Il generale strinse con forza le anse della vasca da bagno ed emerse dalle acque medicinali in uno slancio da delfino che non ci si sarebbe aspettati da un corpo così infiacchito. Andiamocene, disse, e di fretta. Che qui non ci vuole nessuno. Sepanuki sem salavu, se la vuchetta nu, Maria Maria, non so io che sto da voi, io la tua che lo sa. Crevons la sourde oreille, en avant la musique, chop chop.